colorazione delle varie cetonidi, cetonidi, colorazioni, strutture, grosse, medie, piccole. Questo è un bozzolo che mi è nato ad agosto, dei piccoli lucanidi. Questo Lucanus cervus, maschio e femmina, Palacrognathus smuleri, maschio e femmina. Poi sotto qua vediamo dei Lucanus cervus un po' più grandi e dei Dorcus parallelepipedus, tra cui una femmina in alto a destra e i due maschi consecutivamente sotto. Poi qua abbiamo un Prosopocoelus astacoides, un Dorcus titanus, un Exarterius parri, che vengono entrambi dall'Indonesia, un piccolo ditisco di pochissimi centimetri, diciamo, barra un centimetro. Qua abbiamo dei coleotteri leggermente più grandi, passiamo dal genere di Dinastidae, che sono, come vediamo, i primi due sono un maschio e una femmina messi in verticale di Dinastes grandi. Al lato abbiamo un Augosoma Centaurus femmina e un bel maschio di vari centimetri. Comunque questi qua possono variare da specie a specie, le dimensioni possono arrivare fino anche a 18 cm, che dopo vi farò vedere. Questo è un Oxylotruppus gideon sumatrensis, un Aloimirina dictomus del Giappone, Oryctes nasicornis. Vabbè, le misure sono, come vedete, non sono tanto grandi, però quello dell'Oryctes nasicornis è già quasi al massimo delle dimensioni. La Loimirina potrebbe crescere ancora un pochino di più. E l'Oxylotruppus è già anche abbastanza buono come dimensioni. Poi qua abbiamo un Calcosoma caucasus, o adesso non mi ricordo bene se è l'Atlas o il Caucasus, però dovrebbe essere un Caucasus questo. Colorazione verdastra sulle elitre. Cioè, qua non viene bene perché sto facendo un video con un tablet, quindi non rappresenta bene le colorazioni, comunque sono molto belle. E poi qua sotto abbiamo un Eupatorus gracilicornis. E al lato abbiamo il coleottero più grande, un Dynastes Hercules blu. Vabbè, che c'è scritto la descrizione dell'annata di cui è stato trovato e il luogo di provenienza. Poi qua sopra in alto abbiamo una farfalla dell'Indonesia, che adesso non mi sfugge il nome, tra cui vabbè, comunque è bella. Poi vabbè, di qua invece ho un altro cervo volante, però con le ali aperte. E lì sopra, vabbè, a fianco ai cervolanti, ho le colorazioni di alcune elitre di cetonide. Vabbè, vi ringrazio.